poter garantire ai vari organi di funzionare come è la loro natura di funzionamento. E tutto avviene attraverso un meccanismo particolare che si chiama metabolismo. Ricordiamo che cos'è? È un insieme di processi dell'organismo che, partendo dall'assunzione del cibo, portano alla produzione di energia. Però ricordiamoci che questo riguarda l'aspetto metabolico, produzione di energia. Ma i nostri alimenti non servono solo per produrre energia, produrre una parte importante del nostro corpo, oppure a riparare, per esempio, la parte muscolare, la produzione di energia, al consumo di energia e all'accumulo o deposito. Il grasso che abbiamo nel nostro organismo, che è una porzione abbastanza importante del nostro corpo, è un deposito, diciamo, di energia. E l'organismo lo va a recuperare quando, in qualche misura, c'è la carenza di altre energie. E lo zucchero, per esempio, che è il glucosio, viene consumato rapidamente quando si mangia. Quando noi mangiamo, pressappoco, il 50% viene consumato, dipende da quanto si mangia, perché dopo uno mangia troppo, mangia poco, mangia il giusto. Quando mangia il giusto per far vivere il proprio corpo, il glucosio per il 50% viene consumato nello spazio di 6-8 ore, 10 ore massimo. Il resto viene depositato nel fegato come glicogeno. I momenti del metabolismo sono fondamentalmente due. Il catabolismo, che è la scomposizione dei nutrienti al fine di produrre energia e al fine di produrre quelle altre sostanze che in qualche misura vanno a costruire i diversi organi. E l'anabolismo è quello della produzione, della sopraelevazione, sintesi di molecole necessarie per la crescita o la riparazione dei tessuti. Noi crediamo che il nostro corpo sia quello che avevamo 20 anni fa, ma non è così. I nostri organi si modificano e vengono rinnovati in continuazione. Però anche il cervello, che fino a poco tempo fa si pensava che fosse un cervello che nasce quando noi siamo nati e poi resta sempre quello, non è così. Si riproduce anche il neurone del cervello. Le sostanze alimentari del nostro nutrimento sono fondamentalmente tre classi. Sono i carboidrati. I carboidrati sono la pasta, il pane, lo zucchero, il miele, e tutte le sostanze, diciamo, che in qualche misura sono pronte per essere consumo e produrre energia. Qui dopo ci sono i grassi, abbiamo una porzione di grassi che dobbiamo avere, non si può non avere, dobbiamo mantenerla, proprio perché in caso di necessità, abbiamo detto che il glucosio viene consumato rapidamente, quando il glucosio viene consumato rapidamente, se non c'è a disposizione il grasso, il nostro organismo consuma le proteine, consuma i muscoli, restiamo senza muscoli e questo è un danno molto grave. Poi dopo ci sono tante altre sostanze, quindi i carboidrati, i grassi e le proteine sono i costituenti fondamentali dell'alimentazione, della produzione di energia, della produzione del rinnovamento dei nostri organi. I grassi sono una quota fondamentalmente di riserva di energia. Poi dopo ci sono l'acqua, quanta acqua bisogna bere? Noi, il nostro corpo è fatto di tanta acqua. Noi abbiamo bisogno, considerato che abbiamo, ognuno di noi, statura media, ha 100.000 km di vasi, arterie, metarterie, metarteriole, capillari terminali. Questi vasi devono essere sempre pieni, non possono essere svuotati. Quindi l'acqua è necessaria. Per una persona adulta, diciamo, se uno è un po' mingherlino piccolo così, basta un litro e mezzo di acqua al giorno. Altrimenti ci vuole di più, fino a 2 litri. E poi se uno, per esempio, d'estate fa esercizi fisici, si impegna molto fisicamente, c'ha molta sudorazione, ci vogliono più di 2 litri di acqua al giorno, 2,5 litri, 3 litri. Poi ci sono gli oligoelementi, tutti i minerali, sodio, potassio, cloro, calcio, e sono quelli più importanti, più grossi, sono i macroelementi, qui lo faccio il selenio, il ferro, il rame. Noi dobbiamo introdurre tutto l'alimentazione. E poi ci sono gli oligoelementi, che sono le vitamine, per esempio,
anche questi fanno parte della nostra vita, che noi dobbiamo introdurre con regolarità. Adesso non è che dobbiamo sapere quanta vitamina c'è in quella sostanza, in quel pezzetto di carne, quanta vitamina c'è in un frutto, però è chiaro che tutti questi elementi devono entrare nella nostra alimentazione. Quando non abbiamo abbastanza di questi elementi, si soffre di avitaminosi, cioè mancano le vitamine, vitamina B, vitamina A, vitamina C, che sono tutte indispensabili per la nostra alimentazione. Il glucosio è il nutrimento principe di quella che è la produzione di energia che ci permette di pensare con la testa. Abbiamo detto che la testa consuma tantissimo glucosio, è il principale carburante dell'organismo. Però carburante, diciamo, come la benzina che serve per il consumo, però ricordiamoci che ci sono le proteine anche, che sono quelle costituenti i vari organi, quindi a un certo punto resta importante questo per l'immediato, la vita continua che noi viviamo. Ecco, il glucosio da dove viene? Direttamente da elementi come zucchero e miele. Questi sono i due elementi fondamentali, diciamo, che noi dobbiamo assumere con uno o l'altro, insomma, zucchero o miele, insomma, non è che dobbiamo mangiare sempre il miele. Il miele comunque senz'altro è un alimento più sano dello zucchero raffinato che noi mangiamo abitualmente. Il glucosio noi lo produciamo dalla scissione di carboidrati complessi, le farine, il pane e tutti quegli alimenti che in qualche misura dalla scissione che viene fatta, dal catabolismo che viene fatto. Che differenza c'è tra questi e questi? Questi sono di consumo immediato, lo zucchero è di consumo, il glucosio è di consumo immediato. Questi invece hanno bisogno di un metabolismo un po' più complesso, però hanno il beneficio che nell'organismo durano molto di più, ci garantiscono molto più a lungo, perché avviene più lentamente la trasformazione di questi idrati complessi in glucosio. Quindi avvenendo più lentamente noi abbiamo più garantito un tempo maggiore, diciamo, per avere l'efficienza necessaria. Noi siamo abituati al mattino, per esempio, a fare delle colazioni molto con zuccheri raffinati, meno con i carboidrati complessi, e questo è un grosso errore che noi facciamo. L'ideale sarebbe la colazione, una parte di zuccheri, diciamo, ad utilizzo immediato, possibilmente il miele, e una parte invece con idrati di carbonio, il pane. Noi mangiamo sempre il dolce al mattino, oltre allo zucchero. La cosa migliore sarebbe il pane, oppure un alimento, diciamo, che sia più complesso e che ci dura di più. Quando noi mangiamo lo zucchero, dopo qualche ora possiamo avere bisogno di avere un'assunzione ancora di zucchero. Se mangiamo, per esempio, il pane, è possibile che noi non abbiamo bisogno, arriviamo mezzogiorno, una alle due, tranquillamente, senza aver bisogno di assumere acqua. Ma poi il glucosio, vedete, noi lo prendiamo dalle proteine, attraverso un meccanismo particolare, a parte sempre del metabolismo, dalle proteine avviene un passaggio in zuccheri, però non tutte le proteine vengono utilizzate. Quando l'organismo è carente di glucosio, la prima sostanza che viene intaccata e utilizzata sono le proteine muscolari. Cioè questa è la cosa, ed è una cosa che non dovrebbe succedere. Anche dai grassi noi abbiamo la possibilità di ottenere gli zuccheri. E poi ricordiamoci una cosa importante, oggi vengono propagandate tantissime diete, ci sono le diete monotematiche, mangi solo proteine, non va bene, perché il grasso ti resta sempre se tu mangi solo le proteine. I grassi vengono utilizzati solo con un'alimentazione equilibrata, questo è un punto abbastanza fondamentale. Non fermiamoci a tutto quello che viene spesso propagandato. L'alimentazione deve essere sempre equilibrata. Solo se è equilibrata noi abbiamo l'utilizzo anche di quelli che sono i depositi di grasso.
altrimenti noi non riusciamo. Abbiamo per esempio tanti esempi di persone che hanno un sovrappeso discreto, ma non riescono a calare perché magari fanno una dieta solo di proteine. È difficile calare, perché per consumare i depositi di grasso bisogna che ci sia un'alimentazione equilibrata in tutte le sue componenti. Una parte, diciamo, di utilizzo immediato, che sono il glucosio, lo zucchero, il miele, poi dopo una parte di carboidrati complessi. Le proteine sarebbe meglio non utilizzarle come consumo, come materiale di consumo, mentre invece abbiamo la possibilità di utilizzare questi, i grassi, che vengono utilizzati però solo in un'alimentazione equilibrata, cioè in un'alimentazione dove sono compresi sia lo zucchero e il miele, sia la scissione dei carboidrati, le farine, il pane, queste sostanze. Questa è una cosa molto importante. Tutto quello che noi assumiamo come nutrienti deve portarci a realizzare il peso corporeo ideale. È una mania quello di dire che uno deve essere il peso ideale, che essere in sovrappeso non è sano? No, non è una mania. Se è uno squilibrio metabolico generalizzato per tutto l'organismo proprio. Il peso ideale è quello che uno se lo calcola, anche se vuole, che si fa i chili che uno pesa diviso l'altezza in metri per altezza in metri. Questo ti dà il peso ideale. Il peso ideale in indice di massa corporea, che resta poi dopo il parametro fondamentale, l'indice di massa corporea è, diciamo, l'ideale sarebbe essere 22, 23, 24. Dopo siamo un po' tolleranti, si dice anche 24 e mezzo. Quando si arriva a 25 kg per metro quadrato di superficie, si incomincia ad entrare nell'area del sovrappeso corporeo. Quando si superano i 35, si entra nell'area dell'obesità. Qual è il danno grave che viene prodotto con il sovrappeso corporeo? È un carico di lavoro in più, perché ogni chilo in più significa una parte di liquido, una quota di liquidi in più che gira nel tuo organismo in quei 100.000 chilometri, sempre pieni di liquido. C'è una pompetta che li fa girare ed è il cuore che continuando a battere dal giorno che noi siamo nati, anzi prima, perché il cuore batte anche prima, insomma, ecco, e fino ai 110-120 anni non si ferma mai. Togliamo 10 kg in più, togliamo 15 kg in più, ma non va bene, assolutamente. È un danno per l'organismo. Abbiamo detto che è un danno sia perché significa lavoro in più, ogni chilo di peso in più dell'ideale significa una quota di liquidi che gira in più in quel circuito dei 100.000 km. Ma la pompa, che è il cuore, è sempre quella. Quindi se io ho una pompa, impongo un lavoro superiore, perché se c'è un litro di liquido in più è un lavoro superiore, che questo deve far girare in continuazione. Se questo io impongo un lavoro in più, è chiaro che resta un sovraccarico di lavoro per il cuore. Ma la cosa più grave è meno questo, perché il muscolo cardiaco è un muscolo abbastanza robusto, abbastanza forte, insomma, ecco, riesce a lavorare con energia anche. Ma la cosa peggiore del sovrappeso per il grasso viscerale soprattutto resta che il grasso viscerale è una condizione continua di infiammazione. Cioè infiammazione vuol dire una serie di processi che in qualche misura alterano tutti gli organi dove passa il sangue. E il sangue passa dappertutto. Quindi dopo succede che uno ha l'ittus, uno ha la demenza, uno ha Alzheimer. Ma non è detto che non dipenda in parte da tutta questa situazione alterata. Un altro aspetto che viene poco sottolineato resta questo. Quanti sono i bambini che nascono oggi con tante malattie che una volta sembrava che non ci fossero? Ma io padre, io madre, quando ho concepito quel figlio, ero in condizione di salute adeguata, ero in sovrappeso, ero un fumatore, usavo sostanze particolari per cui il mio organismo non era sano,
perché se io fumo, se io sono in sovrappeso con, diciamo, il fatto infiammatorio generalizzato, le cellule che vanno a costruire poi, che sono alla base della nascita della prole, del figlio, non sono più normali, sono malate. E quando sono malate, il figlio nasce già con delle carenze. Per cui bisognerebbe andare a vedere un po' tutto questo, non prendiamocela tanto con il resto del mondo, prendiamocela con noi stessi. Quando concepiamo, dobbiamo essere perfettamente sani, altrimenti le cellule che vanno a costruire poi dopo, che sono alla base della nascita del figlio, senz'altro rischiano di avere delle patologie. Noi come facciamo per avere i nutrienti che ci mantengono in salute? Allora alcune cose, abbiamo detto il peso corporeo ideale, che si ottiene apporto di fibre solubili e insolubili, fruttosio, la frutta ottunale, il piatto unico. Sono tutte condizioni che in qualche misura ci portano all'equilibrio di quei nutrienti che sono alla base della nostra salute. Abbiamo detto che noi dobbiamo mangiare i carboidrati, dobbiamo mangiare le proteine, dobbiamo mangiare i grassi. Una volta si mangiava molto poco ed era una carenza alimentare, oggi invece si abbonda molto e abbondando poi alla fine viene fuori un danno di nutrizione proprio. Quanto vino tollera il nostro cervello? Si è provato che il cervello tollera soltanto mezzo bicchiere di vino quando si mangia. Dopo c'è chi tollera di più, chi tollera di meno, ma sopra il bicchiere, oltre il bicchiere di vino, diventa veramente un eccesso e il nostro cervello ne soffre. Infatti noi oggi stiamo assistendo ai nostri ragazzi che con le discoteche, la notte, che passano a ballare, a bere, stanno rovinando il loro cervello. Una ubriacatura, favorire 100.000 neuroni nella testa. Quindi abbiamo detto che c'è anche una possibilità in qualche misura di riprodurre questi neuroni, ma molto 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 lentamente. Meglio preferire l'olio d'oliva più che gli altri, anche per la frittura, ma costa di più. Certo che costa di più degli altri oli, ma anche per la frittura vale usare l'olio d'oliva. E dopo i 20-25 anni preferire queste proteine insieme alle proteine vegetali, che di carne se ne è mangiata troppo in questi anni, forse mangiarne un po' di meno fa solo bene. Ecco, un modello da proporre: riduzione dell'assunzione di grassi a meno del 30% dell'apporto calorico. Abbiamo detto i idrati di carbonio, pane, zuccheri, idrati di carbonio intorno al 50-55% dell'alimentazione, 50-55%, dopo dipende anche da quello che uno fa. Se uno fa lo sportivo, fa il lavoro di campagna, dall'impegno fisico che ha, perché ha bisogno più o meno del rapporto anche al lavoro che uno fa, insomma, ecco, questo resta vero. Però in linea di massima è 30%, 55% di idrati di carbonio, il 30% da non superare di grassi, e un altro 20-25% di proteine, ammesso che il nostro organismo non sia costretto a utilizzare le proteine per vivere, per bruciare. Quando si resta senza, abbiamo detto, degli idrati di carbonio e non c'è l'uso temporaneo dei grassi, è chiaro che vengono consumate le proteine. Prima dei grassi, le proteine vengono consumate prima. Allora si riduce la massa muscolare, si riduce la capacità funzionale e noi siamo persone in parte meno magre. Grassi saturi meno del 10%, va bene. Riduzione del colesterolo nella dieta 300 mg di o meno. Ecco, è difficile calcolare il colesterolo che mangiamo. Ci sono certi alimenti che ne hanno di più e altri che ne hanno di meno. Ecco, anche lì bisognerebbe conoscere un po' tutti. L'uovo, per esempio, ha un buon contenuto di colesterolo, ma non è detto che non bisogna mangiare l'uovo. Una persona adulta, un uovo due alla settimana, può benissimo mangiare, insomma. Resta sempre valido il concetto che non si fanno le diete univoche, una dieta equilibrata,
Solo così si immobilizza il grasso viscerale, aumento del consumo di carboidrati complessi, ecco vedete, non lo zucchero raffinato, possibilmente carboidrati complessi, il pane, la pasta, frutta e verdura, va bene, anche questa, frutta e la verdura fanno bene, ma quanta ne mangio?